Il Barletta torna a vincere in campionato, ma Pasquale De Candia resta insoddisfatto per il secondo tempo dei biancorossi. Il 2-1 contro Heracale permette di mantenere 9 punti di vantaggio sul secondo posto, ma per il tecnico molfettese il rischio di subire il pareggio è stato concreto. No, mica tanto in pieno controllo. Noi abbiamo regalato il secondo tempo non eravamo assolutamente in pieno controllo, abbiamo regalato il secondo tempo e potevamo, secondo me siamo stati fortunati, perché quando si molla in quel modo a livello di concentrazione poi è molto difficile rientrare e noi nel secondo tempo non siamo mai stati in partita, sinceramente. Abbiamo fatto un inizio normale, un po' l'atmosfera ci ha penalizzato nella parte iniziale, penso un po' a tutti, perché pure l'ambiente stadio era un po'. Ci sta, giustamente, sappiamo il perché. Poi bene, facendo le cose semplici, le cose che andavano fatte. Secondo tempo siamo entrati molli, siamo entrati deconcentrati. Forse qualcuno pensava, forse io ho trasmesso questo, e quindi la squadra è entrata regalando un secondo tempo a una squadra avversaria che avevamo detto che era forte, una squadra avversaria che aveva delle individualità, tra queste c'era Oliveros. E quindi secondo me siamo stati fortunati che non. Poi in qualche circostanza abbiamo messo delle pezze, però non secondo te non mi è piaciuto assolutamente. Risultato che premia comunque il Barletta, che nel primo tempo ha messo al sicuro il risultato con 2 gol in 5 minuti. Adesso l'impegno infrasettimanale contro il Bisceglie e De Candia chiede qualcosa in più ai suoi. Da domani siamo sicuramente positivi, come è giusto che sia, però tra persone adulte, tra persone mature, tra persone che hanno consapevolezza anche degli errori fatti, è giusto che ce le diciamo.